Prima di tutto, voi non potete immaginare la gioia che ho qui per me per stare in mezzo a voi. L'ho voluto fermamente, l'ho desiderato, perché dovevo dare atto a qualcuno di voi dei meriti che non sempre vi vengono dati per quello che fate. Onore ai caduti! I ricordi sono meravigliosi, i ricordi sono belli, tanto è vero, lo dimostriamo ritornando di nuovo qui a rincontrarci in questo cortile con i vecchi soldati che sono passati, sia con me al mio comando che senza gli anni precedenti. E piange soltanto il cuore pensare all'idea che un domani questo non potrà più avvenire, perché sembra, secondo i progetti del comune, che il nostro monumento verrà distrutto insieme alla palazzina comando per poter costruire una nuova infrastruttura. E questo ci dispiace, perché senza il nostro monumento allora non ha un senso neanche a rifare il raduno qui in caserma. Avevamo chiesto al comune di prenderci in amministrazione controllata il monumento e di metterlo in sicurezza. Ce l'hanno concesso, ci hanno detto che dovevamo chiedere l'autorizzazione alle Belle Arti, le Belle Arti ci ha chiesto un progetto, l'abbiamo presentato, ci è stato approvato e contemporaneamente le Belle Arti ha dato l'autorizzazione al Comune di abbattere la vecchia palazzina comando alle nostre spalle e il monumento, un controsenso. Lo stesso tempo ha dato l'autorizzazione a noi di rimettere il monumento a nuova vita. Questa è l'Italia che va, purtroppo. Senza il monumento non so se poi avrà un senso negli anni a seguire il raduno questo cortile.